Ehi la ciurma, io sono Mazzatessa e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Spore Galactic Adventures. Finalmente ci dedichiamo alla parte finale di questa serie, per andare poi a concluderla, che è appunto sconfiggere i Grox. Allora, come immagino sappiate, i Grox sono davvero una gran fregatura perché sono tostissimi e richiederà probabilmente molto tempo per eliminarli. Allora, l'unica cosa che volevo fare prima di partire è quello di prendere delle ultratorrette da piazzare un attimo in giro. Più che altro sul sistema base e sui sistemi in cui abbiamo la spezia viola, per evitare di dover tornare indietro precipitosamente. E vorrei più che altro vedere se possiamo comprare le ultratorrette da qualche altro impero pagandole un po' meno che non quella cifra mostruosa. Saluti commercio, voi vendete ultratorrette? No, va a finire che le vendo solo io le ultratorrette, sai, perché non ci sono imperi militari qua intorno. Tranne quelli con cui non possiamo parlare perché sono incavolati a bestie con noi. E forse i Minor? Salve Minor, avete per caso delle Uber torrette? No, no. Però io vorrei vedere un attimo quante colonie abbiamo qua. Tre, ottimo, sono quelle che ci servono perché... Allora, vabbè, per le colonie, per le torrette ci penseremo tra un attimo. Io direi che quindi a questo punto possiamo partire. Saluti, ricarichiamoci un attimo. Vendere, non possiamo vendere un Kaiser qua, però... prenderei allora giusto... una ultratorretta, anzi prendiamone anche due per essere sicuri. Bomba antimateria, ok. Ci sta. Ok, volevo solo vedere una cosa. Noi abbiamo lo scudo per caso qua. Sì. Ok. Allora, innanzitutto salviamo. Che ci sta sempre perché qua rischiamo davvero di pregiudicare tutta la partita, quindi non vorrei perdere tutto. Allora, il wormhole che ci portava al centro della galassia è quello qua. Ok, se non ricordo male, noi abbiamo la chiave per i wormhole. Allora, l'obiettivo sarebbe quello di andare a colonizzare un pianeta poco lontano dai Grox e posizionarci in Uber torretta. Se possibile vorrei trovare un pianeta di spezia viola in modo da poterla poi rivendere e fare un po' di soldi se per caso ci fossero degli altri imperi nelle vicinanze. Allora, mettiamo un attimo in pausa. Qua è tutto impero Grox. Posso... Ok, tutti quelli sono impero Grox. Allora, il centro della galassia da che parte è? È di là. È qui il centro della galassia. Quindi io vorrei cercare più che altro di distanziarmi un po'. Andare forse in questa zona. Può essere un'idea. Ah, mi posso spostare pochissimo qua, è vero, è una gran fregatura. Ma io ho la... Allora, il motore 5 ce l'abbiamo ben, no? Motore interstellare 5, ce l'abbiamo, ma i movimenti sono molto limitati. Credo che dovremmo per forza passare in quella direzione là. E uscire in quella direzione là. Speriamo che non sia troppo tragica la questione. Allora, qua dobbiamo per forza muoverci qui. Qua ci attaccheranno a manetta. Ci inseguono proprio... Qui non abbiamo posti in cui muoverci, forse qua, ma riusciamo poi ad andare là? Non riusciamo ad andare da nessuna parte. No, siamo proprio in una zona un po' bloccata perché non possiamo andare da nessuna parte di qua.
Là c'è un buco nero ma non riusciamo ad andare. No, dobbiamo trovare un altro accesso, per forza. Abbiamo già perso quasi tutte le astronavi. Dei nostri alleati, no, ne abbiamo persi solo una per fortuna, ma il casino è che quel wormhole non ci aiuta per niente, perché siamo troppo vicini al centro della galassia e non riusciamo a muoverci. Ed è una gran bella fregatura quella. Una flotta sta attaccando Tarantella, oddio, sono di sicuro i Grox adesso. UFO ostili, sì. Sono loro, di fisso. Ce n'erano qua, vero? No. Fine? Sono spariti tutti? No, non credo. Mi farebbe molto strano. Sì, morti, ce n'era uno ancora là, ma... Ha lasciato cadere qualcosa qua in giro. Ah, dei soldi. Ok. Per fortuna non abbiamo subito niente. Ok. Allora, ripara e ricarica. Abbiamo riparato anche le altre. Allora, da quella zona non possiamo passare, abbiamo capito. Perché è assolutamente... Troppo... Forse ci conviene prendere a sto punto questo buco nero. Per cui ci avviciniamo un po' alla zona del centro della galassia, ma non andiamo proprio al centro della galassia, perché là non riusciamo a muoverci. È davvero un... una grande fregatura. Allora, usciamo da questo wormhole e vediamo in che zona siamo. Allora, dovremmo essere più vicini al centro della galassia, ma non troppo. Ok. Potremmo provare ad andare in quella direzione fin tanto che riusciamo, prima di incontrare i Grox, diciamo. Quanto manca qua ai Grox e dovremmo esserci quasi. Ok. Torniamo un attimo indietro, là ci sono i Grox. Vediamo un attimo, una zona che sia un pochettino più riparata e che abbia della spezia buona. Allora, vediamo qua che spezie ci sono. Gialla, niente. Vorrei avere una base qua stabile in cui possiamo andare a ricaricare senza dover spendere troppo. Gialla, rossa, gialla, niente, neanche questo. Guardiamo qua. E imperi circostanti neanche ne vedo. Qua c'è una rosa, può essere un discreto punto di partenza, ma vorrei cercare magari qualcosa di più. Questo è un sistema binario. Rosa, blu, blu. Questo è un discreto sistema, ma niente di che. Allora, proviamo a vedere un attimo qua. Là tra l'altro c'è un buco nero, sarebbe interessante scoprire dove vada. Gialla, 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 verde. Abbastanza mediocre. Vediamo un attimo questo buco nero da che parte sbuca. Scusate il gioco di parole, ma... Allora, vediamo un attimo di energia, non ce ne rimane più tanta tra l'altro, Ci conviene non fare troppi giri della morte qua. Ah, dove siamo finiti ora? In che parte della galassia? Sì, siamo tutti dall'altra parte.
Questo cos'è? Tappe del viaggio. Potrebbe esserci utile tappe del viaggio per sapere almeno da dove siamo arrivati. Non mi hai detto tappe del viaggio, scusa. Vado per uscire di qua, naturalmente. Ovviously. Allora, tappe del viaggio. Noi siamo andati là ad esplorare quelle. Vediamo questo sistema qua. Rosa, blu, rosa. È un sistema molto carino, ma volevo cercare qualcosa di un pochettino più intrigante, se possibile. Magari prima di esaurire l'energia. Rossa, niente. Quello proprio lo scrauso in presa. Ma le stelle rosse purtroppo non sono molto. Dovrei cercare qualche stella blu. C'è qualche stella blu qua nei dintorni, oltre a quella che abbiamo già esplorato. Andiamo a vedere qua questa stella gialla, proviamo a vedere. No, sono tutti gialla. Là c'è un wormhole, ma vorrei dedicarmici un attimo magari dopo ai wormhole. Se io andassi invece in quella direzione là. Ho paura che siano tutti dei Grox là, eh. Può darsi perché di stelle blu qua intorno non è che ce ne siano tante. Proviamo a vedere questa gialla. Tutto giallo, no? Andiamo a vedere in quella direzione. Gialla e verde, niente. Questo wormhole, vediamo un attimo dove ci conduce questo wormhole. Entriamo. Precipitevolissime volmente, vediamo un attimo, vediamo. Siamo finiti in un'altra zona Grox, quindi è meglio andarcene prima che se ne accorgano. Tra l'altro sono 600 trilioni i sistemi dei Grox, ci metteremo davvero degli eoni per sistemarli per le feste. Andiamo a vedere un attimo in questa zona qua invece. Questi sono due verdi. Ma perché certe volte me lo fa vedere prima che io ci entri dentro e certe volte invece ci devo entrare perché me lo dica? Blu. Niente di che. Viola proprio un Kaiser di nulla si trova, da queste parti. Forse qui? Viola. Però c'è solo la viola là. Vorrei avere magari un sistema un pochettino più ricco. Questo wormhole dove porta? Ah, c'è un wormhole vicino a un sistema. Un sistema del manga comunque. Ma è un wormhole? Sì, c'è un wormhole attaccato. Oddio. Turista 3. Sì, che mi dà Turista 3? Perché? Cioè, cosa. Di cosa ho bisogno per fare turista 3? Mm-mm-mm. 40 scoperte cosmiche, boh. Ok. Qui è sempre vicino ai Grox ed è ancora più lontano dal centro della galassia. Andiamo via. Non conviene, però mappare la zona deve essere abbastanza interessante in un'ottica futura perché almeno ci permetterà di spostarci più rapidamente nelle zone qua circostanti. Vediamo un attimo se c'è qualcosa, tipo questo, così ci avviciniamo un attimo di nuovo in giù per tornare a casa, sempre se riusciamo a tornarci. Allora, qua abbiamo blu, rosa, verde e l'ultimo cos'era là?
Tre blu, una verde e una rosa, che non è malaccio, come sistema, per carità. Forse è comunque meglio di quello solo viola. Allora, noi da che wormhole siamo arrivati? Dov'è l'altro wormhole da cui siamo arrivati? Chicken? LOL. Sono in fase civiltà. Però potrebbero essere utili in un'ottica futura come alleati contro i Grox, eh? Allora, da che wormhole siamo arrivati? Noi era da queste parti, no? Sì, tempo che vuole che compriamo la loro. Dov'è che era quel wormhole adesso? Dov'era quel wormhole? Eh sì, trasmissione arriva da che te tempo che vola, ma. Ho capito, ma. Se proviamo a tornare indietro sui nostri passi. Sono questi? Test Captain! Può essere la nostra salvezza, però non abbiamo più energie. Pagheremo un sacco di soldi, ma almeno abbiamo dei vicini qua. Test Captain. Hanno un sistema del manga, ma. Ciao! Oddio! Allora. Ricarica, costa un fottio di soldi, però commercio, magari riesco a. La gialla a 14.000, dai, ci può stare. Non è tantissimo, ma almeno. Vendono le colonie a poco, buona cosa. E cos'altro? Riparazione AOE, ultratorretta a poco, noi l'abbiamo pagata appena un fracco di soldi. Vorrei ricaricarla, grazie. Diplomazia. Allora, qua dovrebbe essere utile allearci con questo impero. In realtà sono molto molto piccoli e quindi non so quanto possa esserci d'aiuto, ma. Vediamo questo. No, volevo vedere Wormhole in realtà. Carissimo. Giusto per capire dove porta. Allora. Siamo nel braccio appena sotto il nostro. Ma non capisco perché certe volte mi fa vedere i vari wormhole dove portano e certe volte invece no. Forse devo togliere tappe del viaggio. Se provassi a togliere tappe del viaggio, mi fa vedere i vari wormhole. Oh, mi dice che c'è il wormhole là. Ok, ma gli altri wormhole non me li fa mica vedere. Tappe del viaggio invece. Sono questi, non li conosco mica. Impero Yarzo. Ciao, Impero Yarzo. Sono rimosso e vengo in pace. Commercio, volete qualcosa? Non vogliono un casino di niente. Avete qualcosa che costi poco? No. Ma sono anche loro degli ecologisti. Sono tutti ecologisti in questo mondo del Kaiser. Secondo me comunque era in questo braccio il wormhole. C'è un impero qua.
che mi dà il benvenuto. Qua ci sono altri wormhole, ma non sono quello che abbiamo preso, secondo me. Ma sono delle banane coi piedi. Ciao. Ah, è l'impero bananas, infatti. C'è qualcosa che offrite? No. Niente di interessante. Volete qualcosa? No. Vabbè, piacere sapere che esistete e che abitate qua. Dov'era il wormhole da cui siamo sbucati? Ah, qua ci sono dei pianeti già esplorati, quindi può darsi che noi siamo passati da questa zona o no? Eccolo, è lui. Oddio, per fortuna. Ma non posso mettere dei waypoint, tipo... No? Si vede di no. No, torniamo un attimo a casa a ricaricarci. Ok, allora, qua abbiamo le trasmissioni da tutti che ci dicono, uè, guarda che puoi comprare il nostro sistema. Sì. Che gioia. Allora, torniamo un attimo a casa. Ho quattro sistemi che potrei comprare, ma è meglio non spendere troppi soldi ora come ora. Non abbiamo speso la spezia gialla, però andiamo a recuperare un attimo la spezia gialla. E la verde ci manca anche. E la rossa anche non ne abbiamo più. Allora, facciamo un attimo scorta di spezia, così se dobbiamo commerciare qualcosa là nei dintorni possiamo farlo. Allora, la gialla invece è qua, che è prodotta in quantità. Ok, e poi andiamo a finirla qua. 30 di blu non ci starebbero male, anche un altro po' di verde. Ottimo. Allora, blu. Rosa siamo pieni. Viola ne abbiamo? Sì, mi pare di sì. Vai qua. Verde, un altro po' di verde. Ci sta, ci sta, ci sta, ci sta. Ottimo, Hauser. E la rossa abbiamo detto, la rossa qua giù dovremmo riuscire a riempirla, infatti. E di verde però mi pare che non abbiamo altri sistemi che producano tanto. Viola c'è abbastanza, quindi allora andiamo qua sotto e ritorniamo dalla zona dei Grox. Ma direi che, ehi, sono già passati 23 minuti da quando ho iniziato a registrare, come passa il tempo. Direi che ci vediamo nel prossimo episodio in cui continueremo questa grande esplorazione. Fatemi salvare un attimo che non perdiamo dei progressi progressisti. In realtà non è successo praticamente un Kaiser, però. GG. Io vi invito a lasciare un mi piace se il video vi fosse piaciuto e iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto. La mia pagina Facebook è in descrizione. Noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti e buona giornata.